Alla strage degli armeni è stata una strage, un terribile massacro degli armeni e dei cristiani durante la Prima Guerra Mondiale. Papa Francesco l'ha utilizzata sotto le volte di San Pietro e questo ha generato una reazione dei turchi, una reazione peraltro molto prevedibile, perché la parola genocidio divide armeni e turchi. La Chiesa Cattolica l'ha utilizzata con Giovanni Paolo II solo nel 2000 e molti non attendevano che Papa Francesco la riprendesse sotto le volte di San Pietro davanti ai dirigenti religiosi e civili del popolo armeno. L'ha fatto in connessione anche con gli altri genocidi del Novecento ed è stata una storia terribile questa, è stata la storia di un massacro di 1,5 milioni di armeni e forse di più perché poi anche altri cristiani sono stati massacrati. È stata una vicenda molto dura, una vicenda in larga parte dimenticata, che oggi viene riproposta proprio per i 100 anni. È stata una parola respinta, dalla storiografia turca, però in Turchia c'è un movimento di ripensamento, sono state raccolte 30.000 firme di turchi che chiedono perdono agli armeni per le stragi del 1915. Ma la storia è questa, non si può restare bloccati a un negazionismo o a vicende di 100 anni fa, bisogna riconoscerle, capirle, anche perché dimenticarle o occultarle ha fatto sì che si è dimenticato quanto i turchi stessi, i musulmani, i giusti, hanno fatto per salvare gli armeni e i cristiani. Credo che ora è un momento particolare in Turchia, ci saranno prossimamente le elezioni, quindi c'è un po' di nervosismo, ma credo che Papa Francesco ha aperto la strada a una riconciliazione. Bisogna che si riapra la frontiera tra Turchia e Armenia, bisogna che si riapra un dibattito sulla storia. Io credo che il governo italiano è molto attento a questa vicenda. Chiaramente il governo italiano è anche preoccupato della Turchia, delle relazioni politiche, economiche con la Turchia. Un popolo cristiano è stato perseguitato, ma perché è stato perseguitato? I giovani turchi erano laici nazionalisti che si muovevano in una linea di pulizia etnica, volevano evitare cioè che la presenza dei cristiani in una qualche misura potesse essere la base per delle scissioni, una scissione di tipo nazionale. Ma allora era un disegno nazionalista, ma per mobilitare i curdi, i contadini anatolici che si sentivano musulmani ma non turchi, dovettero ricorrere all'odio, all'infedele, al jaura, al cristiano. E io credo che il Papa guarda le stragi del presente. Gli studenti in Kenya, Boko Haram in Nigeria, la vicenda in Medio Oriente, la fuga dei cristiani costretta a Mosul dalla piana di Ninive. E dice l'insensibilità al passato e la lezione di Primo Levi è causa dell'insensibilità al presente.